Buonasera a tutti, un benvenuto anzitutto al pubblico che è qui presente in carne e ossa nell'aula goldoniana del Collegio Ghislieri e un caro saluto anche a tutti i nostri spettatori da casa, diciamo, che ci stanno seguendo su Zoom e sul canale YouTube del Collegio Ghislieri. Eccoci qui al secondo appuntamento del nostro ciclo di conferenze Valois y Valès sul genere epistolare a Roma. E secondo incontro, possiamo dire, è una sorta di seconda inaugurazione, perché abbiamo tagliato ufficialmente il nastro il 28 marzo con il professor Andrea Cucchiarelli della Sapienza, che ci ha parlato dell'epistolario di Orazio, e si è trattato di un avvio da remoto, perché eravamo tutti collegati a distanza. E questa sera sono molto contenta di poter tagliare nuovamente questo nastro e di farlo qui in presenza. Questa sera possiamo dire che giochiamo in casa perché l'ospite di oggi è il nostro professor Alberto Canobbio che ci parlerà dell'epistolario di Plinio il Giovane con particolare riguardo per l'aspetto dell'intertestualità. E vorrei ringraziare davvero di cuore il professor Canobbio per essere qui con noi questa sera, per aver accettato l'invito e sono veramente felicissima di averlo qui. Adesso lascio la parola al professor Gasti che ci presenterà il nostro ospite. Grazie a tutti per essere qui ancora e buona serata. Buonasera e benvenuti a tutti. Questa è una bella occasione perché la stagione è molto bella, è una delle stagioni più belle a Pavia e anche in collegio, perché si comincia a sentire da poco il profumo dei tigli, si sentono le siepi profumate, insomma. Dunque, ecco, mi fa molto piacere dire due parole di presentazione ai colleghi connessi da lontano di Alberto Canobbio. Ecco, Alberto è, diciamo, quello di Marziale, cioè quello che si è occupato, è uno studioso riconosciuto a livello internazionale, perché è il suo argomento di tesi che poi ha sviscerato, come succede a tutti, producendo volumi e articoli. Lui si occupa di Marziale e direi in assoluto dell'epigramma. Dell'epigramma anche in relazione ad altri generi letterari, l'elegia, l'epitafio, il mimo, la satira, e ha concretizzato questo suo interesse in due volumi importanti. Uno è un volume del 2002 che studia gli epigrammi di un ciclo, diciamo così, del libro quinto, e cioè quelli relativi all'ex Roscia. E poi, soprattutto, nel 2011 esce la sua fondamentale edizione critica commentata del libro quinto, sempre di Marziale. Però in molti articoli, che no, non è possibile qui ricordare, studia anche tratti distintivi di altri libri, il terzo, il nono, il dodicesimo. Adesso sta lavorando in particolare sul Liber de Spectaculis. Ma lo studio di Marziale l'ha portato, come sempre capita, a interessi collaterali relativi anche alla poesia di età arcaica. Ha studiato Ennio, ha studiato Pacuvio, ha studiato Lucilio, e anche di età imperiale come Stazio. Ecco, e questo studio della poesia e comunque della letteratura di età imperiale l'ha portato appunto a essere anche, oltre a quello di Marziale, a essere anche quello di Plinio il Giovane, oltre ad altre cose, perché anche quello di Cornelio Nepote, e anche quello di tanti altri autori, e non solo di età classica, vorrei dire. Ebbene,
Plinio, le epistole soprattutto, ed è in questa veste che noi oggi lo ascolteremo volentieri, ma anche il panegirico. Diciamo che è dal 2015 che si occupa dell'epistolario pliniano in un articolo in cui aveva studiato gli echi di Marziale. Così quell'articolo è un po' la congiunzione, ecco, quello dell'uno e quello dell'altro in uno stesso articolo. Va detto, al di là di tutto, questo è il profilo scientifico di Alberto, va detto che il professor Canobbio è anche persona indispensabile, ecco, al corso di laurea dal punto di vista istituzionale. Non è solo referente del corso di laurea triennale in lettere, ma è, diciamo, persona che esplica la sua competenza dal punto di vista proprio così istituzionale nella didattica. Ha strutturato lui stesso i corsi di latino, è un'idea, insomma, il corso base, il corso avanzato, che è un fiore all'occhiello della didattica del latino nel panorama delle università italiane. Bene, grazie allora ad Alberto per quello che va dicendo e senz'altro vi lascio la postazione. Bene, buonasera a tutti, accendo il microfono se serve. Sì, mi sentite bene? Benissimo. Saluto gli amici e i maestri che vedo qui davanti a me, finalmente in presenza. Saluto gli amici che vedo collegati, dei volti, dei nomi, ma tutte persone che mi sono molto care, che conosco da più tempo o da meno tempo. Ringrazio Alice Prestint che ha organizzato questo ciclo di incontri sull'epistolografia. E ringrazio ovviamente Fabio Gasti per la sua bella presentazione, veramente non di circostanza, perché Fabio ha riletto il mio profilo di studioso, in un modo molto chiaro, individuando proprio in quell'articolo dove c'è Marziale in Plinio il Giovane, il trait d'union tra le due parti, ecco, della mia produzione, una prima parte più incentrata sulla poesia e poi appunto ora sulla prosa. E arrivando proprio a Plinio, prosatore ovviamente, dallo studio della poesia latina, ecco che ho maturato una particolare sensibilità per l'analisi ravvicinata, per l'analisi intertestuale, ed è il modo con cui attualmente, ecco, si legge Plinio il Giovane. Un testo che è una raccolta di lettere, lettere agli amici, però Plinio il Giovane agli amici comunica in un modo particolare. La comunicazione è una comunicazione letteraria e quindi ricca di quegli elementi di intertestualità che oggi metterò in evidenza. Ho strutturato il mio intervento con una piccola parte introduttiva, dando qualche informazione generale, tanto per entrare in argomento. Poi ci sono tre casi di studio e qualche considerazione finale. Il tutto dura circa un'ora, quindi questo è un po' il tempo previsto. C'è un testo di appoggio, un handout, che adesso andiamo a condividere con gli amici che sono meno vicini. Andiamo chiudendo qui. Ecco fatto. Lo rimpiccioliamo un po'. Ok, credo che la registrazione sia avviata in automatico, quindi io non devo far nulla se non prendere i miei fogli e cominciare a dare lettura della lezione di oggi. Ecco qui il testo che avete di fronte a voi. Chi è in sala ne ha anche una copia cartacea che può risultare anche più comoda, ecco, più immediata anche per appunti vari. Lo andrò semplicemente a scorrere accompagnando questo testo con le mie parole. Andiamo a cominciare. E quindi appunto il titolo: L'epistolario di Plinio il Giovane e l'intertestualità nascosta. Ora, per chi ha dimestichezza con la letteratura, intertestualità è un concetto che non richiede troppe spiegazioni. Fa parte delle normali esperienze di lettura.
Capita spesso infatti di imbattersi in un autore che ne chiama in causa un altro mediante una citazione esplicita e diretta, oppure un rifacimento, oppure un'allusione che può essere più o meno nascosta. E sappiamo anche che i rapporti intertestuali si attivano in presenza di un lettore competente e collaborativo. Il destinatario è necessario. E il lettore competente è quello che sa leggere tra le righe, che coglie questi rapporti e quindi penetra in profondità nella semantica del testo, arrivando a cogliere un livello di significazione che sfugge invece al lettore che si limita a una lettura superficiale, che non va in profondità. E il lettore che riesce a decodificare questi rapporti intertestuali, alla fine di questa esperienza, dopo essersi immerso nelle profondità del testo, alla fine riconosce nell'autore un uomo che ha letto i suoi stessi libri. Perché intertestualità non è solo un fatto estetico, il piacere di citare, il piacere di alludere. L'intertestualità è anche una verifica sul campo della propria appartenenza culturale. E non ci sorprende, quindi, trovare situazioni intertestuali in un letterato colto, consapevole, come appunto Plinio il Giovane, il quale ama impreziosire le sue epistole alludendo ad altri testi, alludendo più che citando. Infatti le citazioni sono molto rare nell'epistolario di Plinio, sono 25 su circa 250 lettere e molte sono condensate in una o due lettere. Quindi è una modalità di rapporto con gli altri testi che Plinio non ama. Troppo facile citare, troppo esplicito. Invece l'allusione, con la difficoltà, l'impegno che l'allusione richiede, è sicuramente la forma che Plinio predilige nel rapportarsi ad altri testi. Due parole su Plinio, per chi lo conosce, per chi non lo conosce, ma tanto per chiarirci, insomma. Siamo ovviamente tra primo e secondo secolo d.C., quindi nella piena età imperiale, e in quest'epoca la classe senatoria, di cui appunto Plinio era un esponente importante, aveva visto, come sappiamo, ridurre il suo potere politico e trovava nella letteratura un terreno adatto per manifestare le proprie qualità e ambizioni. Conoscere a mena dita un autore, comporre opere apprezzate dagli amici, riconoscere il talento di un giovane, favorirne la carriera letteraria, erano motivi di soddisfazione personale, accostabili a fatti molto più concreti come trascorrere il tempo libero in una villa di lusso oppure ricevere dall'imperatore un incarico importante. Quindi in questa fase storica la letteratura per le classi alte rappresenta un'occasione di gratificazione personale e anche un'arena per la competizione interna, cioè un modo per segnalarsi rispetto agli altri membri dell'elite. È un modo attraverso il quale il senatore di età imperiale emerge. E quindi ecco il senso della letteratura per Plinio. La dimensione letteraria dell'epistolario pliniano è sempre stata nota, perché è palese che siamo di fronte a un testo sofisticato, retorico, però ecco, la dimensione letteraria si è sempre limitata a un'analisi formale e non intertestuale, perché l'interesse per l'intertestualità pliniana è un interesse recente, sorprendentemente recente. Qui all'inizio del nostro handout, come si dice, ho riportato una bibliografia essenziale in ordine cronologico e la prima monografia sull'intertestualità pliniana è quella di Ilaria Marchesi, datata 2008. Il primo convegno che ha avuto per argomento l'intertestualità in Plinio il Giovane, come vedete, data 2018. È stato tenuto a Cipro a cura di Margo Negar e Spiridon Tsunakas, ha raccolto studiosi di varie nazionalità che si sono trovati su questo terreno comune. Il modo corretto, moderno di leggere Plinio è leggerlo in chiave intertestuale. E poi c'è stata un'opera molto importante nel 2019 a cura di Christopher Whitton, il quale ha prodotto un volume che analizza i rapporti intertestuali tra l'epistolario di Plinio e Quintiliano. Questo volume non l'ho scritto, ma è un volume di 550 pagine.
per dire quanto si può dire, quanto si può fare sull'intertestualità in Plinio. L'anno prima lo stesso Wheaton aveva prodotto un articolo preparatorio dove non ci sono solo Quintiliano e Plinio, mentre in gioco anche Tacito. Quindi c'è una triangolazione tra questi tre importanti autori dell'età imperiale. Poi ci sono stati altri studi, insomma, si vede che l'epistolario pliniano reagisce molto bene a una lettura intertestuale. E allora la domanda che uno si potrebbe fare banalmente è: ma perché non prima? Perché nel secolo scorso, quando l'intertestualità era molto praticata nell'ambito degli studi classici, non ci sono stati studi intertestuali su Plinio, se non studi sporadici? Le ragioni sono tre, diciamo, sostanzialmente. Una prima ragione è di ordine generale. Quando si dice intertestualità si pensa in primo luogo alla poesia, perché è chiaro che la poesia, più elaborata dal punto di vista formale, ha una vocazione intertestuale più spiccata della prosa. E quindi quando dico intertestualità penso subito a Virgilio che imita Omero, a Lucano che sovverte Virgilio, cioè mi muovo in un ambito poetico. Ma non dobbiamo dimenticarci che esiste anche una intertestualità in prosa. Tacito inizia la Germania con queste parole: Germania omnis. È chiaro a tutti a cosa sta pensando. Sta pensando all'incipit del Gallico di Cesare. Quindi esiste anche questa intertestualità in prosa, che è molto sviluppata soprattutto in età imperiale, quando i confini tra prosa e poesia diventano più incerti e anche i prosatori recepiscono i poeti. E questa è proprio la caratteristica, ecco, di questo tipo di intertestualità. La seconda ragione è collegata alla storia degli studi. Il commento di riferimento per l'epistolario pliniano è quello che è stato pubblicato a Oxford nel 1966 da Adrian Nicholas Sherwin White. Questo è il commento che tutti utilizziamo in prima battuta quando dobbiamo studiare Plinio. Ecco, Sherwin White è uno storico, ha studiato la cittadinanza romana, i rapporti tra Roma e le altre culture, ha recensito il Tacitus di Syme, e quindi inevitabilmente anche il suo commento all'epistolario di Plinio ha un taglio storico e sociale, come risulta già dal titolo di questo commento. E infatti, se noi sfogliamo Sherwin White, troviamo analisi di questioni cronologiche, politiche, giuridiche, prosopografiche. Il versante che invece non viene approfondito è proprio il versante linguistico, stilistico, intertestuale. E quindi, semplificando un po' le cose, possiamo dire che l'intertestualità pliniana non è stata individuata prima perché non si è cercato molto in questa direzione. E sulla scia di Sherwin White, infatti, Plinio era considerato soprattutto una fonte, quindi non veniva letto come un'opera letteraria a pieno titolo. C'era stato uno studio pionieristico, 1929, Anne-Marie Gilman, in un volumetto esile ma importante, aveva individuato una serie di rapporti non banali e non casuali tra Plinio e tanti altri autori latini. Ma quello studio era rimasto isolato, evidentemente i tempi non erano ancora maturi. Però adesso ci si rifà spesso a questa impostazione. E poi la terza ragione. La terza e ultima ragione per cui in passato l'intertestualità pliniana non è stata valorizzata a dovere è perché non è facile da trovare. Plinio è un letterato raffinato che si relaziona con persone culturalmente molto preparate, per le quali riconoscere un'allusione è più gratificante se questa allusione risulta difficile da cogliere. Ecco il senso dell'espressione intertestualità nascosta, che è nel titolo del mio intervento. E l'intertestualità pliniana attraversa parecchie regioni dello spazio letterario. Sono state individuate allusioni innanzitutto, come è ovvio, ai predecessori di Plinio nel campo dell'epistolografia, quindi primo tra tutti ovviamente Cicerone. Plinio dice di voler emulare Cicerone, quindi quello è un punto di riferimento fondamentale per un senatore romano anche di età imperiale. Ma poi c'è il rapporto anche con Seneca, un rapporto complesso, di ripresa ma anche di presa di distanza, quindi è un rapporto elaborato quello con Seneca.
Già ho accennato al rapporto che Plinio ha con Quintiliano, il suo maestro, con Tacito, il suo grande amico. Vedete come queste persone che noi, per noi sono dei libri e sono voci del manuale di letteratura, in quel momento erano persone fisiche che si relazionavano tra loro. E quindi era molto facile che da questi rapporti personali nascesse un'intertestualità, che era, diciamo, la trascrizione in forma letteraria di un rapporto tra le persone. È importante poi la familiarità che Plinio dimostra di avere con i poeti, perché Plinio è anche poeta. Ha scritto delle poesie brevi alla maniera neoterica, ne sono rimaste tre, due sono conservate nel suo epistolario per autocitazione, in questo modo Plinio in qualche modo garantisce la permanenza delle sue opere, un terzo testo è conservato nell'Antologia Latina. Ecco, analizzando questi testi, quello che si vede è uno stile che potremmo definire neo-neoterico, cioè è una ripresa del neoterismo naturalmente in forma manieristica, e sono ovvi i rimandi innanzitutto a Catullo, che quindi nell'intertestualità pliniana ha uno spazio importante. Ma poi intertestualità poetica vuol dire rapportarsi ai grandi poeti augustei, quindi la triade Virgilio, Orazio, Ovidio, e anche i poeti contemporanei, quindi Marziale e Stazio. Tutti questi autori sono presenti nell'epistolario in forma nascosta, in forma mediata. E quindi sulla base di un'allusività così ad ampio spettro, quello che possiamo dire è che l'epistolario pliniano ci appare una sorta di testo contenitore che assorbe e restituisce le letture del suo autore, svolgendo quindi anche una funzione autobiografica. Plinio ci fa sapere quello che leggeva e che impressione hanno lasciato i testi in lui. E su questa stessa falsa riga va valutato il fatto che l'epistolario ci informa non solo delle letture, ma come si diceva anche delle relazioni che Plinio aveva con gli altri letterati del tempo, l'amico Tacito, ma anche Svetonio, che è un protetto di Plinio. E quindi vediamo come nell'epistolario pliniano troviamo i nomi di tanta parte della letteratura della prima età imperiale. E se vogliamo andare a dei nomi noti, andiamo al punto 2, dove troviamo Plinio il Vecchio, Silvio Italico e appunto Marziale. A questi tre autori Plinio dedica delle lettere in cui ricorda le circostanze della morte, sono delle cosiddette lettere necrologio, ma al tempo stesso indica anche le caratteristiche di queste persone, il loro stile di vita, il loro comportamento, il loro carattere. E quindi questo ci fa capire come Plinio, nei confronti degli uomini che ha conosciuto, intrattiene delle relazioni dirette che poi trascrive in chiave letteraria, mentre con gli autori che non ha conosciuto, gli autori del passato, il rapporto che Plinio ricerca assume la forma obbligata, naturale, dell'intertestualità. Questo dipende dal fatto che Plinio ha della letteratura una visione prettamente relazionale. Le attribuisce la funzione di perpetuare la memoria degli uomini che hanno contribuito al suo sviluppo, e tra questi ovviamente lui stesso. Quindi il dialogo intertestuale ora affianca, ora sostituisce il dialogo tra le persone, lo sottrae alla contingenza, lo preserva dagli attacchi del tempo, lo rende potenzialmente immortale grazie a quella permanenza presso i posteri che nel mondo antico era garantito in primo luogo dalla letteratura. Infatti ha funzionato, perché ancora oggi siamo qui a parlare di Plinio, dei suoi amici e delle sue letture. L'importante compito che Plinio assegna all'intertestualità viene svolto però, come si diceva, attraverso allusioni talvolta non immediatamente riconoscibili. E questo rappresenta il prevedibile prodotto di una mentalità aristocratica. I lettori di Plinio, abbiamo detto, appartengono a una cerchia formata da persone altolocate, le quali considerano la competenza letteraria un indicatore di status. È quindi naturale che, rivolgendosi in prima battuta a destinatari di questo tipo, l'intertestualità pliniana tende ad assumere delle forme elaborate, elitarie, che non vogliono essere alla portata di tutti. Ecco perché l'intertestualità si nasconde.
E oggi appunto vedremo tre esempi di questa intertestualità nascosta. Andiamo ora a rapportarci con i testi. Cominciamo come giusto dalla prima lettera, la lettera proemiale che inaugura la raccolta dedicata a Setticio Claro, che è il dedicatario dei Cesari di Svetonio, quindi vedete sempre l'intreccio che c'è tra queste persone. Sarà prefetto del pretorio sotto Adriano, ma già in età traianea era una figura importante, tanto che Plinio gli dedica di fatto il suo epistolario. Gli dice così, leggo la traduzione. Caro Setticio, più volte mi hai esortato a raccogliere e a pubblicare le lettere a cui avessi dedicato un po' più di cura. Io le ho raccolte senza conservare l'ordine cronologico, infatti non stavo componendo un'opera storica, ma come ognuna mi capitava tra le mani. Una non rimane che non pentirci, tu del consiglio e io di averlo accettato. Solo così, infatti, potrà capitare che io ricerchi le lettere che ancora giacciono nascoste, neglette, e che non distrugga quelle che eventualmente aggiungerò in futuro. Stammi bene. Dunque Plinio ci dice di aver pubblicato una selezione delle sue lettere su sollecitazione di Setticio, il quale viene coinvolto nelle sorti future dell'opera. Setticio e Plinio, infatti, sono equiparati nell'augurio di non pentirsi con cui inizia il paragrafo 2. Vedete che sul verbo peniteat si gravita un costrutto parallelo, non rimane che non pentirci tu del consiglio che mi hai dato, io di averti dato retta. Vedete come l'autore e il dedicatario sono messi sullo stesso piano, sono coinvolti allo stesso modo su quello che succederà all'opera nel futuro. E questo è una novità nell'ambito della tradizione epistolare latina. Naturalmente non possiamo fare un paragone con Cicerone, perché sappiamo le lettere sono postume, ma se guardiamo al termine di paragone più vicino, le lettere di Seneca, ecco, Seneca nei confronti di Lucilio è un maestro di fronte a un discente. Lucilio non è il dedicatario, è il destinatario dell'opera. E soprattutto Seneca non si preoccupa del lettore comune, non si preoccupa di dare un'informazione su come la raccolta è nata, quali sono i criteri con cui è organizzata, lo dimostra di fatto. E invece Plinio con questa lettera parla a noi, ci dà un'informazione su come è strutturato l'epistolario. Questo modo di comportarsi ricorda più che altro quello degli autori di lettere in versi, infatti l'Orazio delle Epistole, l'Ovidio delle Lettere dal Ponteo, e iniziano mettendo in testa le loro raccolte un testo di presentazione e dedica dell'opera. Nel caso di Orazio c'è cioè la dedica a Mecenate, nel caso di Ovidio le Lettere dal Ponto, la prima edizione, quella in tre libri, è dedicata a un certo Bruto, di cui faremo menzione anche tra poco. Però il gesto è importante proprio dal punto di vista letterario, perché la scelta di Plinio di esordire con una lettera introduttiva di carattere proemiale, come accade nelle raccolte poetiche che mimano il gesto epistolare, ci fa subito capire che siamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto a una trasposizione in volume di uno scambio effettivo di lettere tra conoscenti, perché l'epistolario pliniano inizia di fatto con un paratesto, cioè con quello che noi potremmo chiamare una prefazione, un testo introduttivo, e in questo modo si presenta al suo lettore come un'opera letteraria a tutti gli effetti. La lettera proemiale di Plinio, oltre a essere paratestuale, è anche intertestuale. E ora vediamo come avviene il dialogo tra i testi. Allora, Plinio, sono al punto 4, Plinio ci dice che il suo epistolario contiene delle epistole Paulo Curatius, un'espressione che richiama per antifrasi un'espressione presente già in Seneca, nelle lettere a Lucilio, a proposito delle critiche che Lucilio muove allo stile del maestro. È la lettera 75, una lettera molto famosa, dove Seneca dice a Lucilio: tu ti lamenti per il fatto che ti mando delle lettere meno accurate, ma chi parla in modo accurato se non chi intende parlare in modo corrotto? Come sarebbe il mio modo di esprimermi se sedessimo o camminassimo insieme, cioè non elaborato e semplice, così voglio che siano le mie lettere, che non hanno niente di ricercato né di finto. Alla dichiarata spontaneità senecana,
Plinio contrappone la cura formale, indice per lui non di comunicazione falsa o ingannevole, bensì semplicemente colta. Accostando i due testi si nota un'evidente opposizione tra gli elementi qualificativi. Abbiamo lettere scritte Paulo curatius dalla parte di Plinio, minus accuratas dalla parte di Seneca. Una seconda opposizione tra l'immediatezza dell'oralità e il procedere per gradi tipico della produzione scritta. Seneca infatti parla di sermo e usa il verbo loqui, i verbi di Plinio sono invece scrivere, colligere, pubblicare, sono i verbi della produzione scritta, meditata, letteraria. A proposito, siamo al 5, a proposito dell'espressione pliniana Paulo curatius, c'è anche un problema testuale, come vedete nella stringa di apparato che ho riportato appunto al numero 5. I codici di Plinio in questo punto recano tre lezioni, curatius, che è quella preferita dagli editori, cura maiore e poi accuratius. Ecco, se noi valorizziamo il rapporto intertestuale con Seneca, è chiaro che siamo portati a dare una preferenza ad accuratius, che rende più evidente questo rapporto. E poi la variante accuratius si difende, possiamo dire, anche da sola, perché è molto più facile che un originario accuratius si sia poi semplificato in curatius, piuttosto che immaginare il contrario, cioè che un curatius prenda, per chissà quale ragione, una sillaba in più all'inizio. Tra le tre varianti, comunque, quella peggiore è sicuramente cura maiore, perché viene a creare una sequenza Paolo cura maiore, dove il rafforzativo Paolo è separato dal comparativo maiore e quindi crea qualcosa di esteticamente sgradevole, imperfetto. E sarebbe curioso che Plinio, dopo aver detto, proprio dove dice ho raccolto le lettere scritte un po' meglio, proprio in quel punto commetta, diciamo, un'imperfezione formale. Ecco, che cosa rimane di questo nel commento di Sherwin White? Ora, il rapporto con l'Epistola 75 è evidente, è tradizionale, è sempre stato colto, però Sherwin White ci dice semplicemente c'è anche in Seneca, vedete? Si limita a citare il riscontro, mentre per quanto riguarda la questione testuale su cui si potrebbe dire e scrivere parecchio, ecco che si limita a citare le tre varianti e si allinea subito al testo OCT, cioè al testo di Oxford, quello di Minors, dove Minors preferisce curatius. Dice meglio curatius perché è più simile a cura. Non è un argomento, ecco, sostanzialmente il problema filologico viene eluso. Questo è un caso, diciamo, di intertestualità palese, appunto, che è sempre stato conosciuto. Gli studiosi più recenti hanno invece individuato qualcosa di più nascosto, e siamo al numero 7. Christopher Whitton ha notato che nella sequenza pliniana «Collegi non servato tempo risordine» ritornano due verbi presenti all'inizio delle lettere a Lucilio di Seneca. La lettera 1.1 ha un incipit che ricordiamo tutti, ita fac mi lucili vindicat et tibi, ma certo. Però se guardiamo come termina questa frase, troviamo un'altra coppia di imperativi, collige et serva, e sono gli stessi verbi presenti in Plinio, riferiti al tempo. Ecco, il tempo. Il contesto naturalmente è diverso, ma il tema è il medesimo. Il tempo per Seneca è importante, fondamentale, lo sappiamo benissimo. A Plinio invece il tempo non interessa, perché dice «collegi non servato tempo risordine». Ho raccolto le mie lettere senza badare all'ordine cronologico perché non stavo componendo un'opera storica. Certo, non sta componendo un'opera storica, ma a lui il tempo non interessa perché non è quella la sua dimensione. Lui punta all'immortalità e quindi la dimensione del tempo spicciolo per lui non conta, scavalca la dimensione del tempo. La svalutazione del fattore tempo nelle lettere di Plinio è confermato anche da un dato esterno. Le lettere di Plinio, come sappiamo, non hanno indicazione di data. E questo le distingue dalle lettere di Cicerone, che sono lettere reali, e le accosta, vedete il rapporto ambiguo, alle lettere di Seneca, che appunto non hanno indicazione di data.
Cos'hanno di simile i due epistolari di Seneca e di Plinio? Il fatto che sono strutturati, il fatto che sono delle opere sotto il controllo del loro autore che le organizza e le pubblica. E per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'epistolario, appunto stiamo sempre ragionando sulla prima lettera, collegi non servato tempo risordine, ma ho disposto le lettere utqueque in manus venerat, come ognuna mi capitava tra le mani, ecco, per indicare questo atteggiamento libero, ecco, di raccogliere le lettere senza un ordine preciso, anche qui c'è un testo nascosto, che è stato individuato in questo caso da Ilaria Marchesi, la quale ha notato delle analogie tra questo passaggio di Plinio e un passaggio di Ovidio dalle lettere dal Ponto. Siamo nella elegia 3.9, è l'ultima elegia della prima raccolta, quella in tre libri, e Ovidio ci dice: non che diventasse un libro, ma che a ciascuno venisse data la sua lettera. Questo è stato il mio proposito e la mia cura. Poi, dopo aver raccolto le lettere in qualche modo, le ho riunite senza un ordine preciso e non pensare che quest'opera sia il risultato di una selezione. Ora, in entrambi i testi compare il verbo colligere, al sine ordine che troviamo in Ovidio corrisponde in Plinio l'ablativo assoluto non servato ordine, e poi rispetto a Ovidio, Plinio introduce un secondo elemento di variazione, perché dove Ovidio dice utcunque, Plinio invece dice utqueque. Non è naturalmente la stessa cosa, ma c'è un effetto d'eco tra i due testi, c'è una somiglianza in questo caso fonica. Entrambi gli autori affermano di non seguire un ordine, ma questo non è vero né per Plinio e né per Ovidio. Le Ponti, che hanno un'organizzazione interna, come tutti i libri augustei di poesia, e tanto per fare un macro esempio, la prima e l'ultima elegia di Ponti, che 1-3, sono tutte e due indirizzate a Bruto. Quindi si comincia e si finisce nel nome di Bruto. C'è un'organizzazione interna. Si genera quindi un gioco di testa-coda, quindi Plinio nella sua prima lettera in prosa allude all'ultima lettera in versi di Ovidio. E così facendo, questo modo di chiamare in causa la tradizione poetica avvicina l'epistolario pliniano all'altro versante dell'epistolografia latina, cioè l'epistoli in versi. Quell'epistoli in versi da cui Plinio già aveva mutuato l'uso di cominciare con un paratesto, cioè di cominciare con un testo introduttivo che spiegasse al pubblico la natura e la struttura dell'opera. Infatti, quello che Plinio offre ai suoi lettori è un epistolario non soltanto strutturato e letterario, ma che si muove con grande libertà tra prosa e poesia e dialoga per via allusiva con il meglio della tradizione poetica latina. E a tale proposito, ecco un esempio che è fornito dalla lettera 1-3, siamo al punto 9, è una lettera indirizzata a Canino Rufo, un amico di Plinio, proprietario di una bella villa, lui pure, sul lago di Como, e Plinio esorta l'amico a sfruttare il periodo del soggiorno in villa per dedicarsi agli studi letterari, cioè per dedicarsi alla letteratura. Vediamo un po' cosa dice Plinio al suo amico. Dunque, il testo questa volta inizia con una frase di registro colloquiale. Qui tagit comum, tu e me, qui delice. Che cosa fa Como, tua e mia delizia? Como, naturalmente, è la città natale sia di Plinio sia dell'amico. Subito dopo un'altra domanda. Quid suburbanum amenissimum? Come sta la tua villa suburbana così bella, così piacevole? Iniziano poi, così, una serie di interrogative nelle quali risultano personificate appunto prima Como, poi la villa, poi le singole parti di essa. Cosa fa quel porticato dove è sempre primavera? Che cosa il platano ricco di ombra? Che cosa il canale? Che cosa il laghetto? E così via. Al termine di questo primo paragrafo, Plinio, scherzando, ipotizza che le diverse parti della villa arrivino a possedere il loro proprietario. Possident te et per vices partiuntur, possiedono la tua persona e a turno se la dividono.
con questa immagine paradossale di un canigno posseduto dal suo stesso possedimento e smembrato in parti corrispondenti alle diverse attrattive che la villa offre, Plinio sembra quasi prospettare all'amico il rischio della frantumazione del suo ego in una serie di attività indubbiamente piacevoli, ma anche dispersive. Tante attrattive ti fanno perdere tempo. E però peggio ancora se Canigno, come spesso gli capita, e lo apprendiamo dal paragrafo 2, viene tenuto lontano da Como dalla cura per la res familiaris, il patrimonio di famiglia, la cui vigilanza richiede spostamenti frequenti. Nel primo caso, infatti, Plinio, sebbene posseduto, per così dire, dai piaceri della villa, va comunque considerato un uomo felice. Nel secondo caso, invece, è soltanto un uomo in ansia per il suo denaro, un uomo come tanti. Si possidem felix beatusque es, si minus unus e multis. Se lasci la villa per guardare i tuoi soldi, allora sei un uomo come tanti, non conti nulla. A questo punto, siamo al paragrafo 3, il testo vira decisamente verso la tematica letteraria. Leggo la traduzione, Plinio dice all'amico, e perché tu, è tempo infatti, non deleghi ad altri questi compiti umili e miseri e in questo profondo e confortevole rifugio non ti dedichi agli studi? Questo sia il tuo impegno, questo lo svago, questa la fatica, questo il riposo, a queste attività la veglia, a queste anche il sonno sia dedicato. L'esortazione assume la forma retorica di una perentoria sequenza di tre coppie di antonimi, di termini contrapposti, ritmata dall'anafora del deittico che si ripete in Polittoto. Se lo leggiamo in latino, vediamo che è una frase molto potente. Hoc sit negotium tuum, hoc otium, hic labor, ec quies, in is vigilia, in is etiam somnus reponatur. Gli studi vengono presentati come qualcosa di totalizzante, un dovere e un piacere a cui è bene che Canigno dedichi ogni momento della giornata. Nelle intenzioni di Plinio non si tratta però di motivare l'amico a una generica attività di studio, bensì di stimolarlo a comporre un testo letterario e più precisamente un testo poetico. E Canigno sembra aver dato retta a Plinio, perché al punto 10 dell'Endout ho raccolto le successive apparizioni di Canigno nell'epistolario e apprendiamo che Canigno Rufo era intento a scrivere un poema epico sulla guerra dacica di Traiano, nel libro ottavo. Nel libro nono Plinio gli fa i complimenti per il suo altissimo planeco e poetico ingegno e poche lettere dopo dice di aver letto un suo libro Omnibus Numeris Absolutum, perfetto da ogni punto di vista, e naturalmente immaginiamo che sia un testo poetico. Beh, abbiamo capito, no? Dietro la parola studia possiamo riconoscere un invito indirizzato a un uomo dotato di poeticum ingenium, come dice Plinio, perché utilizzi tutto il tempo a sua disposizione per comporre dei versi. E a questo punto è chiaro perché in questa epistola, come stiamo per vedere, si possono riconoscere allusioni a Virgilio e a Orazio, perché Plinio vuole stimolare un potenziale talento poetico contemporaneo evocando i grandi classici della poesia latina. La prima a comparire è una tessera virgiliana, siamo al numero 11. La sequenza pliniana «Hoc otium hic labor» attiva il ricordo della celebre espressione «Hoc opus hic labor est» presente nel discorso che la Sibilla rivolge ad Enea prima della catabasi. Facile la discesa all'Averno, invece tornare tra i vivi, lo sappiamo, questo è il vero opus, è il vero labor del viaggio oltremondano. Questo emistichio virgiliano era diventato presto proverbiale, testo 12. Lo cita già Ovidio, con intenzione umoristica, per dire che è una vera impresa riuscire a conquistare una ragazza se non gli si fa prima di tutto un regalo. In termini più seri, l'emistichio virgiliano ritorna in Quintiliano a proposito della mozione degli affetti, che viene considerata il vero banco di prova per l'oratore. Hoc opus hic labor, qui si prova il valore dell'oratore. La particolarità del riuso riscontrabile nella nostra epistola sta nel fatto che Plinio ha colto l'applicabilità dell'espressione virgiliana hoc opus hic labor all'ambito letterario,
Nell'epistola a Pliniani, infatti, la parola labor va riferita alla fatica che richiede prima l'ideazione e poi l'elaborazione di un opus verdato con lo stilo, cioè di un opus letterario. E si tratta anche qui di un'intertestualità nascosta, perché la parola opus non compare in Plinio, ma è comunque associabile al sintagma hic labor da parte di un lettore che ricorda la catena deittica virgiliana hoc opus hic labor, di cui si avverte appunto l'eco nella sequenza pliniana hoc otium hic labor. Allarghiamo ora lo sguardo su quello che in Plinio viene dopo la parola labor. Torno un po' sopra al paragrafo 3, siamo alla fine del paragrafo. Plinio invita l'amico a dedicarsi alla poesia utilizzando un lessico connotato in tal senso. Infatti, all'interno della serie degli antonimi compaiono tre parole, labor, vigilia, somnus, che fanno pensare a Callimaco, il poeta che preferisce al sonno la veglia, il momento ideale per la revisione testuale, e che durante il sonno sogna, e come sappiamo sogna di essere portato sull'Elicona, cioè il Monte delle Muse. Labor, vigilia, somnus sono lessemi facilmente percepibili come callimachei. Il loro addensarsi nella nostra epistola induce ad associare l'esortazione alla poesia indirizzata da Plinio a Canigno alla poetica di Callimaco, quella poetica che aveva il culto per la cura formale e che a Roma era diventata pressoché dominante dopo essere stata praticata prima dai Neoteroi e poi da Orazio, il poeta appunto del labor lime. E proprio Orazio, questa volta l'Orazio lirico dell'Exegi Monumentum, si presenta alla mente del lettore quando si arriva al paragrafo 4, che ho riportato isolato al numero 13. In queste righe, prolungando la movenza iussiva del paragrafo precedente, Plinio dice a Canigno: «Modella e forgia qualcosa che sia tuo per sempre». Infatti tutti gli altri tuoi beni dopo di te riceveranno in sorte un altro padrone, poi un altro ancora. Questo invece non smetterà mai di essere tuo una volta che avrai iniziato a esserlo. Il paragrafo inizia con due imperativi, effinge ed escude. Sono verbi che vengono solitamente utilizzati per indicare l'azione di ricavare da una materia inerte un oggetto artistico, in genere una statua, così nei passi riportati al numero 14. In Plinio però l'oggetto dei due verbi non è qualcosa di fisico e quindi di deperibile, bensì qualcosa di destinato a durare per sempre. Il risultato degli studi di Canigno sarà infatti un prodotto intellettuale. E questi due verbi, che riguardano la lavorazione artistica, sono appunto utilizzati spesso con riferimento all'ambito letterario, da diversi autori. Al numero 15 ci sono tutti i riscontri. La particolarità della nostra epistola consiste però nel fatto che in un contesto come questo l'uso figurato di questi verbi si carica di una valenza allusiva. L'assimilazione suggerita da Plinio tra la futura opera poetica di Canigno e un manufatto che apparterrà per sempre a chi l'ha creato e che quindi conserverà la memoria del suo artefice fa pensare molto facilmente al celebre testo che suggella la prima edizione dei Carmina di Orazio, vale a dire l'Ode 330, l'Ode del Non Omnis Moria, che trovate riportata al numero 16. Orazio, come sappiamo, indirizza il termine monumentum dal più generico significato di strumento per ricordare verso quello di monumento sepolcrale. E in questo modo la metafora oraziana viene rafforzata da un paradosso. L'oggetto che attesta la morte dell'autore, cioè il libro tomba, è anche quello che ne assicura la sopravvivenza presso i posteri. Plinio riprende e rielabora l'immagine oraziana del monumentum, l'idea del possesso perpetuo, veicolata dall'espressione perpetuo tuo, siamo al numero 17, ricorda al lettore che secondo il diritto romano il bene inalienabile per eccellenza era appunto il monumento funebre, il quale non passava all'erede, come diceva chiaramente l'abbreviazione epigrafica HMHNS
che sciolta significa hoc monumentum eredem non sequetur, vale a dire questo oggetto, questo monumento non diventerà mai di proprietà dell'erede. Anche la successiva affermazione presente in Plinio del carattere temporaneo di tutti gli altri possessi di Caninio destinati comunque a passare di mano, reliqua rerum tuarum, alium atque alium dominum sortientur, ci fa pensare ancora una volta alle riflessioni esistenziali di Orazio. L'ode a postumo, siamo al numero 18, termina così: bisogna lasciare la terra, la casa, l'amata moglie, e nessuna tra queste piante che coltivi, tranne gli odiosi cipressi, seguirà te, padrone di breve durata. Nell'epistola Froro, a proposito dei beni materiali, si legge: come se fosse veramente nostro qualcosa che in un istante della mobile ora, o con preghiera, o con denaro, o con la forza, o con la morte, che arriva per ultimo, cambierà padrone e passerà di diritto sotto il controllo di un altro. In Orazio, così come in Plinio, si parla di padroni a tempo determinato e i verbi sono sempre al futuro, sortientur, sequetur, permutet. I detentori dei beni materiali, i domini, non compaiono mai al nominativo, non sono soggetti attivi, sono invece l'oggetto, sono in accusativo, sono invece l'oggetto di eventi che devono ancora accadere e che non è possibile né controllare né tantomeno evitare. Torniamo ora per un attimo all'inizio della pagina, cioè torniamo al paragrafo al numero 13, riguardiamo il paragrafo 4 e vediamo che a questi imperativi e finge ed escude si lega una perifrasi volutamente generica, aliquid quod sit perpetuo tuum, la quale viene poi parafrasata con la frase altrettanto indeterminata, hoc nunquam tuum desine tecet si semel ceperit. Mediante questa reticenza, questo non dire, Plinio induce tanto Caninio quanto il lettore a chiedersi che cosa sia quell'aliquid, quell'hoc, a cui il destinatario dell'epistola deve applicarsi totalmente, come se fosse un manufatto da foggiare a regola d'arte. E per chi legge le parole di Plinio, sentendo risuonare l'eco dei versi di Orazio, la risposta è scontata. Caninio deve erigere il suo monumentum, inalienabile e destinato a durare nel tempo, proprio come quello di Orazio. Il testo garantirà il ricordo del suo autore, svolgendo la stessa funzione di un sepolcro commemorativo. Questo concetto vale per Caninio, ma vale anche per Plinio. L'epistolario, infatti, considerato nella sua interezza, ci consegna una versione letteraria della vita del suo autore. L'attenzione posta sulla diversa sorte a cui vanno incontro il monumentum letterario, possesso eterno del suo autore, perpetuo tuum per l'appunto, e tutti gli altri beni di Caninio, i reliqua rerum tuarum, destinati a passare ad altri, sancisce la superiorità della letteratura rispetto ai beni materiali. Per Caninio scrivere versi è un'attività da preferire non solo alla cura per il patrimonio, per la res familiaris, di cui l'amico di Plinio tanto si preoccupa, ma va preferita anche alla villa stessa. La villa di Como, quella villa così bella, un giorno avrà un altro padrone, poi un altro ancora. Ora però, con le sue attrattive, rischia di esercitare una forma di condizionamento nei confronti del proprietario, rischia di distrarlo da cose più importanti. Questa situazione ci può ricordare il motto d'Annunziano che ho riportato al numero 19, «Abere, non aberi». Il motto proviene da Aristippo e si ritrova ancora una volta in Orazio, il quale, nella prima delle sue epistole, afferma di cercare di sottomettere le cose a se stesso e non se stesso alle cose. Mi res, non me rebus, subiungere conor. Nella prima parte della nostra lettera, come ricorderete, i piaceri della villa possidem Caninio. Egli invece deve proprio fare in modo non di essere posseduto, ma di possedere. E nel paragrafo 4, che trovate sempre al numero 19, notiamo come compare per tre volte in uno spazio ravvicinato l'aggettivo per l'appunto possessivo, tuo, perpetuo tuum, reliqua rerum tuarum, hoc nunquam tuum desine esse.
La villa non deve diventare una distrazione, deve rimanere un possesso e un contesto, un luogo piacevole e tranquillo in cui Canigno potrà creare il monumentum che sarà veramente suo e che gli apparterrà anche dopo la morte. Plinio ripone massima fiducia nelle qualità dell'amico, come risulta dall'ultimo paragrafo della lettera che ho ripetuto al numero 20. L'autore si congeda da Canigno con queste parole, leggo la traduzione: so quale animo, quale ingegno, sappiamo ingegno poetico, sto esortando. Tu sforzati soltanto di stimarti tu stesso tanto quanto apparirai agli altri se tu avrai stimato te stesso. Ecco la retorica di Plinio. Un giro di parole veramente ubriacante, da cui però ricaviamo un'indicazione molto chiara. L'interiorità di Canigno deve prevalere su tutti i fattori esterni. Quello che conta è quello che lui ha dentro, quindi l'interiorità rispetto ai beni materiali. Questo messaggio è un messaggio tipicamente oraziano e prende le mosse dall'allusione all'ode del Non omnis moria che abbiamo visto iniziava a configurarsi con i due verbi effinge ed escude che fanno riferimento alla produzione dell'oggetto artistico. Ora, la cosa interessante di questo caso di intertestualità è che il messaggio, come abbiamo visto, risulta decodificabile anche in assenza del termine più importante del testo oraziano, il termine a cui avrebbe guardato chi fosse stato intenzionato a rendere palese la sua intenzione allusiva. Ovviamente nella nostra lettera non c'è la parola monumentum, ma c'è una rete di allusione, un intreccio che porta il lettore a ricordarsi dell'ode exegi monumentum. Plinio e i suoi lettori non hanno bisogno della parola esplicita per creare un collegamento testuale. Ecco appunto il concetto di intertestualità nascosta. Terzo e ultimo esempio. Siamo al numero 21. Il terzo caso che presento riguarda l'altra opera di Plinio, cioè il Panegirico a Traiano, come sappiamo bene, è il testo che Plinio rielabora. Plinio aveva tenuto una Graziarum Actio, un discorso di ringraziamento in Senato per ringraziare Traiano di averlo nominato console. Qualche tempo dopo rielabora quel discorso e nasce così il Panegirico, che però non è solo un discorso di ringraziamento, perché Plinio, descrivendo e celebrando comportamenti e scelte politiche di quello che lui chiama più volte Optimus Princeps, tratteggia l'immagine di un imperatore ideale altamente rispettoso delle prerogative del Senato. E con questa immagine di un imperatore senatorio, Traiano stesso è poi chiamato a confrontarsi. L'elogio è una bella cosa, però ti vincola anche, perché sei tenuto ad essere come gli altri ti rappresentano. Plinio ci parla della revisione del Panegirico in due lettere, la 313 e la 318. Noi guardiamo la 318, è una lettera molto lunga, ho riportato nell'endout i primi tre paragrafi, ma basta questo per il nostro discorso di oggi. Partiamo sempre dalla traduzione. Plinio ci dice: il mio dovere di console mi ha affidato il compito di rendere grazie al principe a nome dello Stato. Dopo averlo fatto secondo consuetudine in Senato, tenendo conto del luogo e della circostanza, ho ritenuto del tutto confacente a un buon cittadino accogliere in un volume quelle medesime tematiche, sviluppandole però con maggiore ampiezza e ricchezza. Innanzitutto perché lodi sincere presentassero al nostro imperatore le sue virtù. In secondo luogo, perché ai futuri principi venisse indicato in anticipo, non da una sorta di maestro, ma piuttosto per mezzo di un esempio, quale via più di altre potessero impegnarsi a percorrere allo scopo di giungere a un'eguale gloria. Infatti, insegnare come debba essere un principe è una cosa certamente bella, ma gravosa e quasi superba. Invece lodare un ottimo principe e tramite questo mostrare ai posteri come da un faro una luce da seguire è una cosa altrettanto utile per nulla presuntuosa. Allora, all'inizio dell'epistola Plinio distingue chiaramente caratteristiche e finalità della Graziarum Actio rispetto all'opera letteraria, il Panegirico. La Graziarum Actio era un officium, un dovere, che Plinio ha svolto in Senato ex more, cioè seguendo una consuetudine, si è allineato a una tradizione.
Invece il rifacimento in volume, il panegirico inteso come opera letteraria, è un'iniziativa totalmente personale, che semmai fonda una tradizione, perché come sappiamo poi in età tardo-antica questo sarà il punto di riferimento per il discorso all'imperatore. Plinio spiega perché ha deciso di rielaborare il suo testo. Dice che questo gesto innovativo è un gesto bono civi convenientissimum, cioè dotato di un valore civico elevato, e tra poco capiremo in che senso. Nel paragrafo 2 Plinio dice che ha deciso di pubblicare il suo discorso per due ragioni, vedete, primum deinde. La prima ragione è perché l'imperatore venisse descritto con parole sincere, veris laudibus. La presenza dell'aggettivo ci ricorda che esistono lodi vere e lodi false, come quelle che nel recente passato erano state tributate a Domiziano, il Dominus et Deus, molto presente nel panegirico, come contraltare rispetto a Traiano stesso. La seconda ragione, introdotta da Deinde, non guarda al passato bensì al futuro. Il panegirico sarà utile agli imperatori di domani, i quali saranno istruiti non da un magister, ma mediante un exemplum. A proposito di questo passo, il commento di Sherwin White, che vi ho riportato al numero 22, chiama in causa i filosofi politici del tempo e fa i nomi di Dione Crisostomo e di Musonio Rufo. Ora, è chiaro che qui Plinio sta stabilendo una contrapposizione. Il problema è quello di individuare una contrapposizione con chi, qual è il suo bersaglio, qual è l'idolo polemico. Ora, Dione Crisostomo, a ben vedere, era in ottimi rapporti con Traiano, al quale indirizza il primo e il terzo dei suoi discorsi per i Basileias sulla regalità, che sono dei discorsi di affiancamento al potere imperiale non troppo diversi dal panegirico di Plinio. Venendo poi a Musonio Rufo, pensatore stoico, al numero 23 vedete una lettera di Plinio, non lontano dalla nostra, dove Plinio dice che in rapporto a Musonio Rufo, cum ammirazione delexi, l'ho apprezzato e l'ho ammirato. Non può essere questo il bersaglio polemico. Allora proviamo a riconsiderare il problema. Dunque, mediante l'antitesi non sed, Plinio contesta l'opportunità che l'imperatore venga guidato da un magister. E se noi andiamo a pensare a chi storicamente ebbe ruolo di maestro dell'imperatore, viene subito alla mente il nome di Seneca, precettore del giovane Nerone. Seneca fu maestro di morale, di eloquenza e anche maestro di politica, con il De Clemenzia, che è il testo nascosto dal quale Plinio intende prendere le distanze. Questo perché De Clemenzia e panegirico veicolano due visioni quanto mai differenti del principato. Generalizzando, possiamo parlare di principato monarchico, nel caso di Seneca, di principato senatorio per quanto riguarda invece Plinio. Dal punto di vista di Plinio, un discorso dedicato a descrivere il principe ideale non poteva proseguire sulla falsariga del trattato senecano. Era necessaria una frattura. Infatti il trattato senecano aveva come parola d'ordine ovviamente clemenza, ma clemenza è la stessa parola che ha un ruolo importante, siamo al numero 24, nell'orazione con cui Cicerone aveva reso un forzato omaggio alla clemenza esercitata dal dittatore Cesare nei confronti dell'esule Marcello. Qui c'è un estratto dall'inizio dell'orazione e vedete tam inusitatam inauditamque clemenziam. E sappiamo tutti benissimo come clemenza sia una parola d'ordine importante nel programma politico cesariano di riconciliazione con la parte sconfitta. Non era una linea spendibile. Anche perché la clemenza è una virtù che implica superiorità. È il monarca o comunque un uomo più potente di altri che decide di sua iniziativa di essere generoso nei confronti di un inferiore. La controparte del monarca clemente è un suddito senza diritti. E questa ovviamente non è la visione che Plinio ha dell'imperatore. Questo è un rapporto sbilanciato al quale Plinio contrappone quello che si delinea nel suo panegirico,
che egli presenta come un testo indirizzato da un cittadino a un altro cittadino nell'interesse dello Stato. Torno alla lettera pliniana, è compito infatti di un buon cittadino, bono civi convenientissimum, celebrare un imperatore eccellente, laudare optimum principem. L'imperatore tratteggiato nel panegirico non è né un dittatore né un monarca, è un primus inter pares. Il ritratto di Traiano proposto da Plinio è quello del cosiddetto princeps civilis, cioè l'imperatore che non per questo smette di essere parte della civitas, di essere anche lui cittadino. Il rapporto tra le parti è assimilabile a quello grammaticale tra grado positivo e grado superlativo, bono civi, optimum principem. L'ottimo principe rappresenta il buon cittadino al massimo grado, non è un'entità diversa o separata rispetto al corpo civico, non domina i cittadini, semplicemente li dirige e li tutela. Questo è il suo compito. Ora, nell'ultimo paragrafo della lettera, quello che inizia con il verbo precipere, si coglie, a mio avviso, molto bene l'intenzione di Plinio di contrapporsi a Seneca e al De Clementia. Ora, precipere, insegnare, è il verbo del maestro. E il maestro punta a un ideale, qualis esse debea princeps. Un ideale però non sempre si realizza. Un programma educativo fallito, come è stato quello di Seneca nei confronti di Nerone, denuncia non soltanto i limiti dell'allievo, ma anche la superbia del docente, che ha presunto troppo dalla propria capacità didattica. E invece la prospettiva panegiristica adottata da Plinio è più sicura, perché è destinata a chi ha già meritato una convinta celebrazione. Questa opposizione pliniana suggerisce un'antitesi tra la teoria e la pratica, tra la filosofia e la politica, tra la progettualità senecana, cercare di imbrigliare Nerone, e invece la realtà del principato traianeo che Plinio aveva davanti agli occhi. La correzio da cui siamo partiti, rileggiamola, non quasi a magistro, sed amen sum exemplo, mette in chiaro che dal punto di vista formativo Plinio reputa l'esempio più efficace dei precetti. Non diversa è la posizione del suo maestro Quintiliano, siamo al numero 25, per il quale l'educazione che muove dall'osservazione diretta è preferibile a quella depositata nei testi dei filosofi greci. Quantum enim greci preceptis valent, tantum romani quod est maius exemplis. Parlare di exemplum significa evocare un concetto base dell'educazione romana. Vengono alla mente ovviamente gli insegnamenti trasmessi da Catone al figlio Marco, così come la figura del pater optimus di Orazio. La contrapposizione stabilita da Plinio tra l'efficacia dell'esempio e l'azione dall'esito sempre incerto del magister suggerisce un'antitesi di portata ancora più vasta tra la cultura romana e la cultura greca. E sul versante del mondo greco, il mondo dei filosofi e dei maestri, finisce per collocarsi il De Clementia, che in quanto encomio di un dinasta è stato accostato dagli studiosi ai discorsi tenuti da Isocrate in lode dei sovrani ciprioti Evagora e Nicocle. Se quindi il De Clementia viene spostato verso il mondo dei filosofi, invece il panegirico è un testo che dal punto di vista ideologico si presenta come romano e senatorio. Il nostro autore, infatti, fa filtrare attraverso le lodi di Traiano una proposta politica intesa a contenere l'autocrazia imperiale entro limiti compatibili con la dignitas di chi, come lui, faceva parte del Senato. Quando parla di bonus civis e di optimus princeps, Plinio in realtà riattiva concetti e lessemi già presenti nella riflessione politica ciceroniana. Pensiamo agli excursus sugli optimates nell'orazione pro sestio, quella del consensus omnium bonorum, pensiamo al princeps,
menzionato nel De Repubblica come auspicabile figura guida dello Stato. Sono parole già repubblicane che vengono riportate in un contesto imperiale. Quindi il neo-ciceroniano Plinio ha tutte le ragioni per comunicare ai suoi lettori, mediante un'intertestualità in questo caso antifrastica, la sua intenzione di marcare una netta distanza tra il suo panegirico e il trattato politico di Seneca. Il rapporto contrastivo con il De Clemenzia è suggerito, oltre che dalla critica alla figura del magister, anche da alcune spie linguistiche precise. Sul finire del paragrafo 3, Plinio afferma che, lodando l'optimus princeps, egli intende mostrare ai posteri un luminoso esempio da seguire. Per hoc posteris velute specula lumen quod sequantur ostendere. Ora, questo verbo ostendere lo troviamo anche nella scena iniziale del De Clemenzia. Siamo al numero 26, è un testo notissimo. Seneca dice a Nerone: «Institui ut te tibi ostendere». Ho deciso di mostrare te a te stesso. Nei confronti dell'imperatore, il filosofo ha la funzione di uno specchio. Agisce speculi vice allo scopo di portare Nerone a vedere se stesso, ossia ad acquisire autocoscienza del proprio ruolo. Il poliptoto te tibi definisce una circolarità, un circuito chiuso, che mette in evidenza il carattere autoreferenziale e potremmo dire narcisistico del potere neroniano. Seneca mostra Nerone a se stesso perché Nerone è il centro di tutto, è legge ed esempio a se stesso. Plinio riprende il medesimo verbo, ostendere, ma non fa coincidere oggetto e destinatario della visione, perché appunto accusativo e dativo si riferiscono a realtà diverse. Plinio scrive infatti posteris lumen ostendere, dove il lumen è ovviamente Traiano. Plinio guarda avanti, non dentro. Compie un'operazione non di scavo nell'interiorità del principe, ma di proposta ai futuri governanti di un modello politico replicabile. E in tal modo egli evita la superbia del magister e compie invece un atto di pubblica utilità. Lodare il principe, scrive infatti Plinio alla fine del paragrafo 3, idem utilitatis habet arroganti et nihil. È una cosa utile e non è da arroganti. Un altro indizio dell'intenzione pliniana di rievocare, al tempo stesso rimuovere, la coppia Seneca-Nerone è contenuto nella similitudine velute specula, che ho messo in maiuscoletto. Nel testo di Seneca, come sappiamo, il termine che attiva la metafora del filosofo specchio del principe è per l'appunto speculum. In Plinio invece c'è specula, parola quasi del tutto omofona, e che anch'essa ha a che fare con il vedere. La specula, infatti, è un luogo che consente di vedere più lontano, per esempio il posto di vedetta, ma anche di essere visti più facilmente. Nella nostra lettera, non c'è dubbio, la parola specula indica sicuramente un faro, perché subito dopo Plinio parla di una luce da seguire. E siccome il faro funge da guida per i naviganti, mediante tale termine Plinio attiva un'immagine ricorrente nei testi di argomento politico, l'immagine della nave dello Stato. Volendo sviluppare la metafora suggerita da Plinio con quest'unica parola, potremmo dire che quando i futuri imperatori non avranno punti di riferimento nella buia notte dell'incertezza politica, un mare in burrasca minaccerà la nave dello Stato di cui loro sono al timone, ecco che il faro rappresentato da Traiano li guiderà in porto. Le due immagini, lo specchio del principe in Seneca, il principe faro in Plinio, hanno in comune l'elemento della luce. In Plinio l'imperatore viene appunto indicato mediante la parola lumen, ma anche uno specchio come quello offerto da Seneca a Nerone non serve a nulla se siamo al buio, non si vede niente. È la luce che rende visibile la figura imperiale e quello che noi vediamo sono due imperatori molto diversi tra loro anche per quanto riguarda la direzione dello sguardo. Nerone nello specchio vede il principe, guardandosi si autolegittima.
Traiano invece non guarda, ma viene guardato. Sono gli altri che riconoscono in lui l'optimus princeps. Il principe ideale tratteggiato da Plinio è una figura pubblica, visibile a tutti e utile a tutti, anche a chi vivrà dopo di lui. Plinio però non si limita a contrapporre se stesso a Seneca e quindi Traiano a Nerone, perché c'è anche un secondo legame intertestuale che incrementa i significati politici nascosti all'interno della nostra lettera. Al paragrafo 2, Plinio afferma che l'exemplum rappresentato da Traiano indicherà agli imperatori di domani quale via seguire per conquistarsi la medesima gloria. E anche qui la sezione in maiuscoletto. Qua potissimum via posse, ad eandem gloria niti. Quale via seguire per arrivare a questa gloria. Ora, questa sequenza ricorda un passo molto famoso della Naturalis Historia che riguarda la definizione di Dio. Siamo al numero 27, è sempre Plinio, ma stravolta un altro Plinio, ovviamente Plinio il Vecchio, il quale dice: Dio è per un mortale fare del bene a un altro mortale. Questa è la via che porta a una gloria eterna. Per questa si sono incamminati i capi di Roma. Per questa ora, con passo divino insieme ai suoi figli, procede il reggitore più grande di ogni epoca, Vespasiano Augusto, che soccorre un mondo esausto. In queste parole di Plinio il Vecchio si coglie la traccia di un'antica concezione della divinità, l'evemerismo, cioè quella credenza risalente al pensatore Evemero di Messina, per cui si credeva che gli dèi non fossero altro che degli uomini che erano stati in passato benefattori dell'umanità. Plinio il Vecchio traduce l'evemerismo in evergetismo. Dio è quell'uomo che fa il bene del prossimo, vale a dire che si impegna, in maiuscoletto, a iuvare mortale, a fare del bene a un altro uomo. Plinio il Vecchio applica questo ideale etico-politico ai capi della Roma del passato, ma anche all'imperatore regnante, a Vespasiano, e ai suoi figli, i quali sono chiamati a fare il bene degli altri uomini e proprio per questo, dice Plinio il Vecchio, meriteranno il cielo. Quando scriveva queste parole, però, Plinio il Vecchio non poteva immaginare che rispetto alla via del buon governo intrapresa da Vespasiano e continuata poi dal figlio Tito, avrebbe deviato, e non poco, l'ultimo esponente della dinastia Flavia, vale a dire il tirannico Domiziano. La ripresa della metafora della via che porta alla gloria stabilisce una connessione tra i testi dei due Plini, di Plinio il Giovane e di Plinio il Vecchio. Questa immagine rievoca la figura di Vespasiano, appunto citato nella Naturalis Historia, e in tal modo rammenta al lettore dell'epistolario pliniano la parabola discendente percorsa dalla dinastia Flavia e i rischi commessi alla trasmissione del potere per via dinastica. Questi rischi, al tempo di Plinio il Giovane, erano stati scongiurati grazie a Nerva, come sappiamo, il quale, ricorrendo all'adozione, aveva conferito il potere alla persona ritenuta più adatta, ovviamente Traiano, che, come già ricordato, il panegirico ci presenta come l'esatto contrario di Domiziano. Pertanto Plinio, richiamando le parole ora di Seneca, ora dello zio Plinio il Vecchio, finisce per contrapporre Traiano non soltanto a Nerone, ma anche più copertamente, a un livello di maggiore profondità, a quel Domiziano che, come sappiamo, Giovenale definisce Calvus Nero, un Nerone senza capelli. Il ricordo della brutta fine che avevano fatto ambedue le dinastie imperiali che Roma aveva conosciuto fino a quel momento, degenerate nel passaggio la prima da Augusto a Nerone, la seconda da Vespasiano a Domiziano, rafforza ulteriormente la convinzione diffusa tra i senatori come Plinio che un principato dinastico non offre nessuna garanzia di poter disporre ogni volta di un buon imperatore. L'imperatore che sarà lume, che sarà exemplum, dovrà essere per così dire un'emanazione del Senato e non un prodotto interno a una famiglia, secondo quello schema dinastico, che già due volte aveva fallito. Fine degli esempi.
Dopo questi tre esempi, qualche rapida osservazione conclusiva. Allora, naturalmente non tutte le epistole di Plinio contengono nessi intertestuali, non tutte le allusioni sono nascoste, però la cifra caratteristica di quella che con una formula un po' retro possiamo ancora chiamare l'arte allusiva pliniana, mi sembra essere proprio la sua non immediatezza. Emerge soltanto se viene cercata con attenzione e anche con intenzione. Cioè, leggendo l'epistolario, mi aspetto di trovare, e spesso effettivamente trovo, un messaggio sommerso, indirizzato non al lettore che si accontenta di navigare in superficie, ma a un lettore che conosce bene la letteratura e la storia di Roma, e soprattutto che conosce bene il punto di vista di Plinio e il suo ambiente sociale e culturale. Per quanto riguarda la forma dell'espressione, le cosiddette spie allusive, rispetto alla linearità di un arma virunque, Plinio preferisce soluzioni più sofisticate, sfuggenti, talora, come abbiamo visto oggi, mancanti proprio di una parola chiave che il lettore non trova nel testo, ma viene indotto a ricordare di avere letto altrove. Poi, oggi abbiamo visto anche come Plinio ama combinare gli intertesti. Nell'epistola proemiale c'è Seneca, ma anche Ovidio, nella lettera a Caninio c'è Virgilio, ma anche Orazio, nell'ultimo testo dove abbiamo parlato del panegirico torna in gioco Seneca, questa volta però associato a Plinio il Vecchio. Questo gusto per allusioni ravvicinate che vanno in direzioni diverse non è soltanto un modo per aumentare la consistenza della trama intertestuale, è anche una strategia calibrata in funzione di lettori che hanno già letto tutto e la cui attenzione per il messaggio contenuto in un nuovo testo può essere resa più vigile e acuta non tanto mediante la ripresa di singoli modelli illustri, quanto proponendo degli abbinamenti imprevisti e per questo più stimolanti. Un'intertestualità nascosta, dunque, ma anche un'intertestualità tendenzialmente combinatoria. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Canovio per la lezione che, per quanto mi riguarda, mi è parsa veramente illuminante sotto diversi punti e ha dato notevoli spunti che non sono appunto riscontrabili, diciamo, altrove, data anche la scarsezza della bibliografia a riguardo. Quindi grazie per l'originalità dell'intervento e per il suo valore. Allora, adesso io abilito per gli spettatori da casa la possibilità di attivare il proprio audio qualora vogliano fare qualche domanda. Quindi, certamente. Ah, d'accordo. Pardon. Innanzitutto lascio la parola al professor Mazzoli. Posso? Sì, certo. Allora, ho trovato veramente, uso un aggettivo, cristallina. La tua relazione è una chiarezza assoluta e estremamente convincente, perché ha come passato ai raggi X proprio la personalità di questo Plinio, questo signore elegante. Io insisterei molto su questa parola, l'eleganza. Eligere vuol dire trascegliere da una massa di cose, tirare fuori il meglio,
così come anche in Exemplum c'è la stessa immagine, perché è da esimere, da tirare fuori qualcosa e proporre, quindi scegliere il meglio da qualcosa. Dunque, l'elegante è stata proprio questa, nel sapere estrarre ciò che è ritenuto il meglio possibile anche per adeguarsi a un certo tenore di vita, che è quello della elite, altra parola, appartiene allo stesso campo semantico. E vorrei fare un paio di osservazioni sulla prima e sulla seconda parte. Dunque, per quel che riguarda la prima parte, quella diciamo che gioca tutto sulla letteratura, sul valore della letteratura, direi che proprio in questo sta l'intertestualità di Plinio e la diversifica, che è un'operazione di letteratura di secondo grado, metaletteratura, cioè che cosa, a che cosa serve l'intertestualità? A fare riflettere sui valori letterari attraverso valori letterari. Dunque ecco che quando nella così singolarmente importante prefazione di 4 righe all'epistolario di Plinio, il merito è tutto tuo che sei riuscito a mostrare tutto questo, si parla di cura, quale che sia, ma molto convincentemente probabilmente la curatius è una proposta dal punto di vista filologico estremamente importante, questa cura è una cura di secondo grado. Immediatamente il confronto si deve fare con Seneca, perché anche Seneca, anche per Seneca la cura è molto importante, ma che cos'è? Gli studi di Foucault soprattutto hanno mostrato come importante sia la cura sui, ecco, nell'operazione letteraria di Seneca. La riflessione, soprattutto nell'epistolario, si propone la costruzione di una cura di se stesso, ecco, di tutto ciò che possa contribuire a rendere l'individuo autonomo, autonomo dal punto di vista morale. Laddove invece la cura pliniana è tutta una cura giocata sugli effetti esteriori, gli effetti estetici e letterari dell'operazione di scrittura, e così anche il valore del tempo. La noncuranza per il tempo affettata da Plinio in quella premessa si contrappone all'estrema importanza, quando capiterà a me di parlare, dovrò ovviamente parlare della prima epistola, laddove il tempo è fondamentale, gioca un fattore di estrema importanza, perché proprio attraverso il buon uso del tempo si riesce a costruire la cura sui. Quindi proprio siamo in due ambiti profondamente diversi e la differenziazione non potrebbe essere più evidente. Laddove invece tutte le, chiamiamole così, allusioni a Virgilio, a Orazio, sono tutte giocate proprio su valori letterari e metaletterari. Il concetto di monumentum, che ci porta fatalmente a pensare anche al concetto di exemplum, come qualcosa che viene proposto e lanciato in avanti perennemente verso il futuro. Per quel che riguarda la seconda parte, appunto, ecco la profonda differenza che si coglie tra l'operazione di Gratiarum Actio di Plinio e l'operazione di Clementia Senecano. Bellissima quella messa a fronte della specula rispetto allo speculum. Che cosa vuol far vedere Seneca? Ovviamente sappiamo che così non è, attraverso l'immagine dello speculum, che lui si appiattisce, si riduce a una superficie trasparente, cioè riflettente, non vuole avere nessuna personalità nel momento in cui parla del principe, ma in maniera molto abile, in questo modo, gli impartisce una lezione, perché fa vedere al principe quello che il principe deve vedere nello specchio, perché possa applicare la clemenza, che certamente, direi che in clemens c'è proprio la nozione della discesa, del pendio, ecco, si parte dall'alto e si arriva al basso. E la clemenza è un'operazione che naturalmente presuppone la preminenza del principe, del potente, sul resto della popolazione. Sono più sudditi che non cittadini quelli di cui Seneca tiene conto. Un punto ancora. Il
faro, l'immagine del faro, no? L'imperatore è un faro di luce. Direi che anche Seneca tratta la stessa cosa, perché adotta, ha fatto degli interessanti studi Rita Pierini soprattutto su questo, adotta la nozione già greca della endoxos duleia, della nobis servitus. Tu principe non puoi sottrarti al mondo, perché tutto quello che fai è come in una casa di vetro, tutti vedono te. E quindi ti devi comportare bene, ricordati, perché tutti vedono come ti comporti tu, così si devono comportare gli altri. Quindi ancora una lezione impartita al principe. Il faro, la specula di Plinio, invece è una luce che si proietta non, diciamo, all'intorno dell'imperatore, ma dall'imperatore si muove e va verso il fuoco. Funzione dell'esempio. Ho trovato tutto questo estremamente interessante, originale anche, e quindi ti ringrazio molto di quello che ci hai detto. Sono io che ringrazio, ecco, il professore per questo intervento, che naturalmente arricchito, ecco, quanto io ho detto, e ascoltandolo anche a me, insomma, i concetti evocati sembrano appunto importanti. La selezione, ecco. Prima cosa che ci dice è che l'epistolario è l'esito di una selezione, appunto l'elite, un epistolario scelto con delle lettere curate. Quindi questo concetto è sicuramente presente. E anche il rapporto con Seneca è molto interessante. Ecco, io riflettevo sul discorso della cura sui. Ecco, con Seneca tutto va verso l'interiorità, il singolo, Seneca, Nerone, Lucilio. E tutto si chiude nella situazione, diciamo, scolastica o della scuola privata, ecco, del rapporto stretto. Invece in Plinio tutto diventa relazione, perché si relaziona con i testi, si relaziona con gli autori del passato, con gli amici. È un testo plurale il testo di Plinio, un epistolario che appunto valorizza le relazioni e la pluralità. E riflettendo su questo, in attesa poi di sentire poi l'intervento del professore a suo tempo su Seneca, possiamo dire come, anche se dal punto di vista del genere letterario, Seneca e Plinio li mettiamo in sequenza, no? Epistole uno, epistole l'altro, testualità politica, la declemenza in rapporto al panegirico. Però quando poi andiamo a vedere da vicino questi testi, vediamo che la continuità che ci dovrebbe essere dal punto di vista della forma letteraria non diventa altro che il terreno comune per esprimere pensieri diversi. E allora emergono più le differenze che le somiglianze. Un rapporto che però rimane complesso e secondo me si può scrivere ancora molto, ecco, su Seneca e Plinio, per l'appunto. Sentiamo il professor Audano, che ha chiesto la parola. Lo devo... No. Si abilita da solo? No. Deve togliere. Certo, ciao, non hai l'audio, devi aprire il microfono. Non può. Sì, possono attivare il proprio audio. Faccio riprovare? Prova, Sergio. Ecco, forse adesso mi sentite? Adesso sì, ciao Sergio. Bene, grazie, oh. Mi complimento molto con Alberto per la sua relazione, veramente molto stimolante, molto bella, molto chiara. E mi permetto solo di fare qualche breve osservazione, perché come Alberto sa, anch'io ho fornicato, uso questo verbo nell'accezione metaforica che ne dava Cesare questa, proprio con Plinio il Giovane, in particolare con alcuni elementi intertestuali che ho colto in alcune lettere del libro 9, in particolare in una lettera molto importante, interessante, a Terenzio Juniore, ecco, in cui questi meccanismi che Alberto ha illustrato emergono con molta chiarezza, in cui c'è questo gioco proprio sul nome del destinatario, Terenzio, che porta attraverso un gioco intertestuale molto raffinato, basato su allusioni sottili e anche su uno scarto rispetto all'attesa del lettore, perché il lettore si aspettava
si aspetterebbe una citazione diretta col nome di Terenzio, che può essere evocato tenuto conto poi anche del contesto della lettera, che è una lettera di tipo educativo, in particolare con gli Adelphoi. Ma il percorso che costruisce Plinio è un percorso molto più articolato, che passa attraverso il recupero di una antica sentenza che appartiene alla sfera della consolatio, ma che viene declinata da Plinio in maniera da essere adatta al contesto, ed è un gioco molto raffinato. Ecco, e vorrei con questo esempio agganciarmi a quanto ha detto Alberto, anche per sottolineare l'importanza della rete di relazione che Plinio costruisce con i suoi lettori. Si tratta di un gioco non solo letterario, ma anche un gioco spesso politico, naturalmente. Si tratta del riferimento a una classe di élite che vive il passaggio tra appunto la fine della dinastia Flavia e il passaggio a questo beatissimum saeculum, per usare le parole di Tacito, dove questa classe dominante deve, per così dire, anche autolegittimarsi di fronte al nuovo regime. E la dimensione letteraria serve a costruire questa rete di relazione e anche a dare una sorta di autocoscienza a questa classe che appunto deve recuperare uno spazio politico importante. E trovo molto importante quello che Alberto ha detto, molto convincente, proprio la necessità di una nuova forma di epistolario, esattamente come in parallelo Tacito farà una nuova forma di biografia con l'Agricola. Quindi non più i modelli tradizionali, quindi non più l'epistolario ciceroniano basato sulla contingenza politica. Non a caso, andando oltre, quando avremo un altro grande epistolario come quello di Girolamo, Girolamo ritorna a guardare a Cicerone, non a guardare a Plinio il Giovane. E quindi c'è questa specificità che Alberto ha messo, direi, molto bene in luce, di raccordarsi all'epistolario poetico attraverso strumenti come quello del paratesto, ma anche attraverso l'uso di selezionare destinatari con i quali c'è una consonanza profonda sotto vari punti di vista, culturali in primis, ma il cui retaggio ultimo è quello politico. Quindi io mi limito semplicemente con queste piccole osservazioni a ribadire lo spessore di questo intervento veramente molto molto utile, molto ben costruito, dell'amico Alberto. Grazie, un saluto affettuoso. Grazie mille Sergio, hai detto cose importanti, appunto prima il professor Mazzoli ha detto che Plinio è un signore, tu hai ricordato la dimensione politica, è un signore ed è anche un senatore, quindi appunto questa classe dialoga al suo interno attraverso un linguaggio particolare di cui i membri di questa elite conoscono bene tutte le sfumature del linguaggio della letteratura. Quindi veramente c'è quasi un codice. Per questo appunto questa intertestualità, no, giocando un po' con le parole, di quell'intertestualità nascosta, cioè non che vuole essere evidente ma che ama rimanere appartata. Perché è l'intertestualità degli aristocratici che hanno un loro linguaggio e comunicano appunto tra di loro con questo criterio. Quindi mi fa molto piacere che anche la tua ricerca, no, sia consonante con questo approccio all'epistolario pliniano, che vediamo che rivela tante sorprese. Ecco, c'è tanto da fare su questo versante. Grazie davvero, Sergio. Credo che qualcuno in sala o fuori vuole intervenire ancora. Ecco, se no allora, siccome abbiamo 5 minuti prima di concludere l'incontro, e siccome vedo che collegate ci sono anche colleghi della scuola, ecco, volevo chiedere ad Alberto come vede lui Plinio, le lettere di Plinio in un curriculum scolastico, se è una scommessa che possiamo lanciare o no. E poi un'altra cosa da chiedere. Allora, noi abbiamo dei libri, Enrica Malcovati aveva scritto Cicerone e la poesia.
Giancarlo Mazzoli, Seneca e la poesia. Io anni fa ho dato una tesi su Sidonio Apollinare e la poesia. Ecco, Sidonio è un altro reato simile a Plinio, contatti politici, lui era un vescovo, ma era un altro discorso. Ecco, mi chiedo se anche un'indagine del tipo Plinio e la poesia ha il suo senso. Ti ringrazio Fabio, sono due spunti molto interessanti, ecco. Per quanto riguarda il rapporto con la scuola, secondo me sì, Plinio potrebbe essere un autore che vale la pena approfondire anche in ambito scolastico, proprio per quel carattere relazionale che ha questa letteratura. Plinio ci parla un po' di tutti gli autori di questo periodo, quindi per dire, si può benissimo leggere la lettera in cui Plinio commemora la morte di Marziale, che contiene tra l'altro anche un epigramma di Marziale. Quindi è un modo per cui studiando un autore ne studi un altro e studi anche la ricezione, la permanenza di un testo. Quindi Plinio, secondo me, a scuola si potrebbe proporre, ecco, oltre alle lettere vesuviane che normalmente, insomma, vengono lette. Anche queste lettere veramente letterarie potrebbero essere, appunto, ben introdotte, però potrebbero essere un buon testo anche scolastico, soprattutto nell'ultimo anno, perché Plinio ci parla anche di questa età imperiale di cui, insieme a Tacito, è un testimone fondamentale. Plinio Giovane e la poesia sarebbe un bel titolo, ecco, per un libro, ecco. E ci sono tante indagini parziali, perché tutti questi discorsi, come i tre esempi che ho proposto io oggi, esistono nella bibliografia pliniana, sono tutti, diciamo, rapporti singoli, non è ancora stato messo insieme il tutto, ma proprio perché sono delle indagini anche recenti, quindi non c'è nemmeno chi ha fatto un Plinio il Giovane e Orazio, Plinio il Giovane e Virgilio, come indagine a tappeto. Sono state fatte delle esplorazioni su singole lettere, ecco, però l'epistolario regisce molto bene a questo approccio, quindi quando i tempi saranno maturi potrebbe essere uno spunto, sicuramente. Una lignea. Sì, certo. D'accordo. Basta, bene. Allora Alice vuole dare l'appuntamento per la prossima volta? Grazie ancora al professor Canobbio per la lezione e grazie a tutti coloro che hanno seguito, sia in presenza sia virtualmente. Vi do l'appuntamento a settimana prossima, il 5 maggio, giovedì, sempre alle ore 18, per il terzo appuntamento che vedrà come relatore il professor Ermanno Malaspina e che ci parlerà dell'epistolario ciceroniano. Appuntamento sempre in presenza e, per chi non riuscisse a esserci, virtualmente. Grazie ancora a tutti. Buona serata.